Il mito dell'America come terra di riscatto e libertà, in cui aveva creduto un'intera schiera di diseredati e perseguitati, sarebbe stato subito messo a dura prova dall'impatto con il nuovo mondo. All'immagine della Statua della Libertà, che per prima annunciava New York, ai bastimenti che arrivavano nel porto, si sarebbe ben presto affiancata la dura realtà della quarantena preventiva che tutti gli emigrati dovevano superare a Ellis Island. Tra il 1892 e il 1924, oltre 12 milioni di persone, candidati alla cittadinanza americana, sarebbero passati da questa piccola isola e altri ancora fino al 1954, anno di chiusura dell'emigrazione. Più di 100 milioni di americani hanno almeno un parente che è passato da Ellis Island. Oggi un museo testimonia quel periodo con una toccante mostra permanente.